Simone Goldoni, che saluto molto volentieri con Flavio Garella, Goldoni Garella alla partenza, importante trofeo, come stavamo dicendo, è l'Uraschi numero 83, vi ripeto ancora una volta, sullo sportello. L'equipaggio elvetico è pronto e se ne va. Pollarolo con Pozzoni. Aschileo, questa prima sua presenza è il Baca. E dei tuoi più diretti avversari, Rosso e D'Ambrosio. Vediamo che succede strada facendo. Bocca al lupo, ciao Frizza. IVA, soprattutto riguardo l'asfalto, però noi ci proviamo. Proviamoci, ciao ragazzi. Siete in gara su le dita di una mano. Rientreranno naturalmente esordio quest'anno al Mille Miglia per un nuovo, anche lui, su Sprea Fico 2.0, possiamo dire. Gozzoli intanto. Brunelli si sarà divertito. Buon divertimento anche qua. Gianni Regini con Simone. Oh.
quella vai, vai. Thank you.
Lascia 100, destra 5 meno lascia 20, alla zebra tornante destro, 70, sinistra 4 meno doppia, in destra 4 lunga, apre 5 fidati, per sinistra 5, in destra 4 meno tieni, per sinistra 4 meno meno, 20, destra 5, in sinistra 5, 20, ritarda a sinistra 4, meno meno tieni, in destra 3 tieni, in sinistra 5, 20, ritarda a sinistra 3 meno, in destra 5, 100, sinistra 5, in destra 4, meno tieni, in sinistra 5, in destra 4, meno meno lascia 30, destra 5, 30, sinistra 5, in destra 4, in sinistra 4 tieni, 10, destra 3, meno meno, 3, meno meno, 10, destra 3, meno meno ancora, 30, sinistra 5, piena, 70, destra 5, in sinistra 5, in destra 4, in sinistra 4, meno tieni, in destra 3, meno meno, apre 4. Momento, con il numero 89, più avanti, più avanti. Ottimo là, perfetto.
con Andrea Scalzotto e Nicola Rutigliano si va a festeggiare dall'Elba e tu l'hai sfruttata a pieno. Sì, ci abbiamo provato fin dall'inizio, abbiamo cercato di tenere un passo per tutta la gara, oggi è andata ancora meglio di ieri e siamo molto contenti, insomma, soprattutto della Power Steam. La posizione che vi compete e complimenti naturalmente. Dovrebbero arrivare i premi che possiamo consegnare immediatamente a Giulia. In seconda posizione, cito ancora Simone Goldoni, il loro combattente a fianco. Prego ragazzi, andiamo a consegnare direttamente a Simone e a Flavio i premi che gli competono. Prima posizione, ripeto, sul gradino migliore, efficacemente sono riusciti a concludere la gara al miglior posto, l'hanno fatto con la Suzuki Swift che gli permette di accedere a pieno punteggio alla classifica dedicata proprio alla Swift, quindi premio, trofeo più grande per loro. Già le bottiglie sono consegnate, tra qualche istante si fa festa, però vorrei dedicarvi ufficialmente l'inno, quindi via i cappelli, aspettate ad aprire, buoni! Ah, niente inno? Festa per voi, è il momento del tripudio, festa totale per il trofeo Suzuki Swift, si festeggia ancora una volta a Portoferraio. Dati proprio alla partenza in quanto sufficientemente giovani per ricevere l'applauso del pubblico, così è. Rosso ed Ambrosio, terzi nell'Under 25, a loro i complimenti per la ottima, comunque ottima posizione. Hai sentito? Ti ha fatto complimenti. Cioè siete l'equipaggio che arriva da più lontano, quindi pertanto abbiamo anche equipaggio, però comunque arrivavate, voi questo premio ce l'avevate, quindi... Però dovevamo arrivare. Beh, questo è come minimo, è la necessaria cosa della quale avevamo bisogno. E non è scontato però. Non è mai scontato, anche perché l'Elba, beh, insomma, mica è facile. Io non so quanti chilometri ci siano, dove vivi di preciso? Tanti, Locarno. Locarno, quindi sì. 800? No, meno. No, meno, sarà sì. Immediatamente. Mi complimento con il nostro Marco, sì, confermo, primo di classe. Qualche problemino alla macchina, però va bene così. Mi viene da dire chi non li ha alla fine, quindi vabbè, contentatevi così. Ciao Longo. Purtroppo non è stato. Vedo un po' così, un po' sottotono. Eh sì, abbiamo bucato in speciale dopo due curve, quindi. Ambriachi, vabbè. vediamo allora che cosa succede. Adesso vedremo con le prossime gare del trofeo di migliorare sempre di più. Prima volta all'Elba, scenario stupendo e sono felicissimo. Insomma è una crescita. Sì, una crescita. La nostra prima esperienza qui all'Elba e novelli come rallisti, e è stata l'emozione. Io abito vicino a Travaglia, a 10... Profumo di piloti in zona. Profumo di piloti, sì, lo step è molto, molto diverso. Beh, puoi crescere. Forza ragazzi, fatevi le foto, Lunelli e Morelli sono gli ultimi protagonisti di questa giornata. Credo che il parco stia per aprire, forse già aperto, non lo so. L'appuntamento ovviamente è al prossimo anno per quanto riguarda...